Per acquistare il servizio Fibra di Aruba, collegarsi alla pagina fibra.aruba.it. Cliccare su Verifica e attiva. Inserire l'indirizzo completo presso cui si vuole attivare il servizio. E cliccare su Verifica. Si visualizza il riepilogo delle offerte disponibili, Fibra Aruba Promo e Fibra All-in. Selezionando l'offerta Fibra Aruba Promo è possibile utilizzare il router Wi-Fi Aruba, noleggiabile esclusivamente in fase di primo ordine, o un router proprio compatibile ed opportunamente configurato. L'offerta Fibra All-in include i servizi aggiuntivi principali, tra cui il router e telefonia fissa. Cliccare su Prosegui per continuare. Alla schermata successiva è possibile aggiungere il servizio opzionale IPv4 statico. Cliccare su Prosegui. Digitare negli appositi campi lo username @aruba.it, la relativa password e cliccare su Accedi e completa l'ordine. Alla schermata successiva, verificare la correttezza dei dati. In caso di partita IVA, dal menu a tendina selezionare un identificativo per l'invio della fattura, tra cui un codice destinatario, vale a dire un codice numerico univoco rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ai titolari di un canale di trasmissione, o una casella PEC per ricevere il documento. Poi cliccare su Avanti con la registrazione. Selezionare la tipologia di contratto attualmente in uso presso l'indirizzo indicato nel passaggio precedente. Se non si dispone già di una linea telefonica, viene indicato che sarà attivato un nuovo numero geografico, con il prefisso relativo al proprio distretto di appartenenza. Se si dispone di un numero telefonico, viene proposta la portabilità. Basterà indicare nel campo apposito il numero di telefono che si vuole portare su Aruba. In fondo alla pagina inserire le informazioni per l'attivazione e compilare il form contatto solo se il titolare del servizio non potrà essere presente durante l'intervento di attivazione. Cliccare su Prosegui. Confermare la scelta dal pulsante indicato. Selezionare il metodo di pagamento desiderato. Per una registrazione automatica e immediata della transazione, salvo buon fine, si consiglia di effettuare il pagamento tramite carta di credito PayPal. Se si seleziona debito su conto corrente, si visualizza l'apposito form dove inserire l'IBAN per l'attivazione del mandato SEPA, per addebito su conto corrente. Il metodo di pagamento selezionato sarà utilizzato per il prelevo mensile automatico. Accettare le condizioni generali di contratto e cliccare su Conferma ordine e procedi con il pagamento. In base al tipo di pagamento scelto, la schermata di conferma ordine è diversa. Se si seleziona il pagamento con carta di credito, è presente il pulsante Paga con carta di credito, per completare immediatamente il pagamento. Successivamente il sistema reindirizza al sito Banca Sella dove inserire i propri dati e concludere il pagamento. Ogni banca può implementare modalità diverse per garantire la sicurezza della transazione digitale. Seguire le indicazioni richieste per autorizzare il pagamento. Completato il pagamento, si riceve un'email di conferma.